Seconda puntata, quindi seconda gara, per cui nuovi sfidanti che nell'immediato vi presento, pubblico da casa. Abbiamo con noi, per garanteria, cominciamo da lei, dalla bellissima Alessia Campitiello dell'Ipseoa Esposito Ferraioli di Napoli. Buongiorno, ben trovata. E oggi ti sfiderai con il tuo collega chef, e per cui diamo il buongiorno a Gennaro D'Ambra dell'Ipseoa Tognazzi di Pollena Trocchia. Buongiorno ragazzi. Prima di cominciare e capire quali ingredienti ha scelto la giuria per questa seconda puntata, vediamo chi avete invece scelto voi la scorsa volta. Il vincitore sulla nostra pagina Facebook, decretato dal pubblico da casa, è, vediamo insieme, Francesco con 1036. Allora, complimenti a Francesco che tornerà, però attenzione, attenzione, Antonella potrà tornare comunque in gioco, quindi qui nuova gara per il ripescaggio, quindi non è detta che sia l'ultima parola. Intanto complimenti a Francesco. Cominciamo la seconda gara, quella di oggi, con i nostri sfidanti, per cui dobbiamo conoscere quali sono gli ingredienti che si nascondono qui all'interno della Yellow Bag MD. Scopriamoli, scopriamoli, scopriamoli insieme. 1, 2, 3, eccoli qua. Allora, vi faremo vedere anche nel preciso la grafica con tutti gli ingredienti che i ragazzi oggi avranno a disposizione. Sono nel preciso, vediamo, una sfoglia di pasta all'uovo, poi delle zucchine, passato di pomodoro bio, carciofi, filetto di manzo, provola affumicata, formaggio grattugiato, yogurt greco, pepe, panna da cucina. Allora, sempre più difficile, sempre più articolata, però i nostri ragazzi sono bravissimi, sapete quanto ci teniamo a mettere in luce il talento culinario di questi giovani chef delle scuole alberghiere. Ragazzi, allora, io direi di cominciare a pensare quali sono gli ingredienti che vi possano occorrere, che cosa decidete di preparare, di portare quindi insomma in auge la nostra giuria. Pensate, perché avete pochissimo tempo. Intanto a te Claudio, perché voglio conoscere questa nuova giuria di oggi. Grazie Mario, allora dici bene, la nuova giuria di oggi, intanto sono felicissimo perché torna a trovarci un nostro amico, Massimiliano Rosati, che è patron del Gran Caffè Gambrinus. Buongiorno. Al quale certamente dedicherei un grande applauso di inizio di questa nuova stagione di Scuole Alberghiere. Ciao Massimiliano. Grazie per invitarmi sempre. Grazie a te. E Silvia Cacace, poi abbiamo oggi, che è una new entry reale, che è una giornalista e food blogger che ci aiuterà certamente a decodificare quello che è il talento di questi ragazzi, anche in una prospettiva diversa, avveniristica, nei confronti di quella che è la cucina di oggi. Sì. Ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti. Sono onoratissima di essere qui oggi per la prima volta e sono anche curiosa di assaggiare i piatti di questi ragazzi. Curiosissimi anche noi, naturalmente. Il nostro chef Ferio, immancabile a questa tavola, perché soltanto lui può realmente capire quali sono le intenzioni e quali sono i risultati. Sapere in anticipo. Esatto. Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti voi. Sì, io do gli ingredienti, quindi sono in anticipo le ricette che si possono realizzare. Quindi... Beh, ma sei anche sempre a contatto con i ragazzi, quindi chi più di te può interpretare le intenzioni. Se riescono a interpretare il mio pensiero, dai. Vedremo, vedremo. Torniamo subito dalla giuria, intanto Mario, a te. Eccoci qua, sì, i ragazzi hanno pensato come sorprendere la nostra giuria, quindi io partirei dalla nostra Alessia, che appunto presenterà il titolo della sua ricetta e quindi gli ingredienti che le occorreranno. Allora Alessia. Allora, ho pensato di fare un secondo piatto in modo tale da far risaltare meglio il filetto di manzo. E ho pensato appunto di preparare questo filetto di manzo con crema di panna. Sì. E per equilibrare tutto il piatto, una crema, yogurt greco e pepe rosa. E pepe rosa, quindi hai preso gli ingredienti che ti occorrono. Sì. Invece con il nostro Gennaro avremo un altro tipo di presentazione, sì, del piatto. Io presenterò un primo, sì? Una pasta ripiena con carciofi e carne di manzo, e una salsa di pomodoro e una crema di provola. Quindi possiamo dire che abbiamo in realtà un menù completo attraverso i nostri sfidanti di oggi, un primo e un secondo, per cui ragazzi, concentrate bene le energie, il tempo, lo sapete, quello dedicato per la preparazione è di solo 15 minuti di tempo. Pronti? Partiamo? Via con il tempo.
Allora, siamo quindi in partenza. 15 minuti per i nostri giovani sfidanti. E naturalmente io direi di cominciare, perché ragazzi il tempo scorre e poi non vi accorgete. Per cui a te Claudio, con la giuria, se vi piace, ecco, il gusto e comunque il piatto scelto per voi dai nostri sfidanti. Intanto questo tuo sorriso sadico un po' ce lo devi raccontare, vuoi vedere soffrire questi ragazzi che si devono destreggiare con questi ingredienti di una complessità che sono... No, non è vero, ingredienti semplicissimi e facili da reperire, però sorridevo perché Alessia sembra aver interpretato il mio pensiero al 100%, quindi il mio pensiero era proprio un bel filetto accompagnato dalla panna, dallo yogurt greco, e anche Gennaro... un primo piatto l'avevo in mente, quindi tipo una lasagnetta, un cannoletto l'avevo in mente, quindi hanno interpretato perfettamente il mio pensiero questa volta. Piatti apparentemente semplici, ma poi in realtà non semplici, lo sono. Semplici, Daniel Zaza, i miei pensieri sono, io sono semplice, no? Quindi anche i miei pensieri. Peraltro, se non sbaglio, l'hai realizzato anche tu, quel filetto un bravo, po' con... Bravo, bravo, un paio di volte sotto altre forme, sì, ti ricordi. Hai visto, che memoria. Ersilia, allora intanto una prima impressione sugli ingredienti, siccome anche i ragazzi, perché sai, a volte è importante vederli anche nella loro esposizione del piatto, no? Per certo. Capire un po' quella che è la loro sicurezza o meno nell'affrontare una prova, un piatto, poi davanti alle telecamere è sempre molto difficile. Certo, l'emozione comunque può giocare brutti scherzi, però sicuramente faranno degli impiattamenti interessanti, ne sono certa, gli ingredienti li ho visti, sono... tutti dei bei ingredienti. Devo dire che io preferisco i primi piatti, però cercherò di non farmi influenzare da questo mio gusto personale, quindi aspetto di vederli, di assaggiarli e poi giudichiamo. Anzi, Massimiliano, potrebbe essere interessante cercare di capire anche le differenze tra i piatti, che abbiamo un primo da una parte, un secondo dall'altra, quindi sarà... No, carino anche interpretarli. Sicuramente, no, mi fa piacere che fanno primo e secondo, perché siamo sotto mezzogiorno. Ecco, bravo. Ho risolto anche oggi mangiamo. A proposito di professionalità, vedi? Ma uno ci pensa anche. Questo era gli altri miei pensieri. È una deformazione professionale. Poi è giusto che i ragazzi si esprimano secondo le loro attitudini, perché è ovvio che l'occhio cade sempre laddove tu hai maggiore attenzione. E quindi inevitabilmente già da questa prima scelta si sono già identificati e già hanno dato in un certo senso una personalità alla loro... Li vedo sicuri, però mi fa piacere perché li vedo anche, vedi come maneggiano, sono ragazzi che tanto per cominciare facciamoci sempre i complimenti, perché chi si mette in gioco deve sempre avere il massimo rispetto e la massima ammirazione di chi, del pubblico pagante, insomma. Dici bene, poi chef, tu lo sai, prima di passare in cucina ci vuole anche grande coraggio, perché una cosa grande è coraggio, cucinare a casa, una cosa davanti alle telecamere. Ma dobbiamo ringraziare anche chi li segue, questi ragazzi, quindi gli insegnanti che gli stanno dietro, gli accompagnano qua, quindi hanno tanta pazienza anche con loro. E soprattutto, ecco, il grado di difficoltà di Alessia è maggiore, anche perché giudicheremo anche la cottura del filetto, che deve essere perfetta, anzi... È una domanda che gli farò. Però chef, scusa, appena... per la perfezione proprio in questo caso, infatti, no. Soprattutto nelle sfumature delle cotture, è difficilissimo. Uno infatti, vuole infatti. A sangue, uno vuole rare. Basta, perdonami, basta chiederlo, sicuramente non mai quando dice al sangue. Poi, però penso che in questo caso dobbiamo valutare come lei ha interpretato anche la cottura. Esatto, cioè, esatto. Questa è una domanda che gli faremo. Non so se la pensa come me, per me il filetto al sangue. Poi... Anche per me. Ma anche per me. mai no? Ben cotto. Sicuramente. Anzi, leggermente rare, proprio per se vogliamo esagerare. Perfetto, andiamo a vedere che cosa combinano i ragazzi in cucina. Mario, a te. Grazie Claudio, innanzitutto volevo salutare anche io questa splendida giuria di oggi ed effettivamente piatti anche questa volta molto articolati, per cui complimenti ai ragazzi oggi presenti, ma in realtà ai tantissimi giovani chef che si interfacciano all'interno della nostra, di questo format Scuola dei Farnelli, perché non è semplice, lo diciamo tutte le volte ed è bello mettere in luce il loro talento, ma soprattutto la loro voglia di sorprendere e di fare ancora una volta nel nostro territorio, nel nostro sud. Un filetto a sangue, che cos'è? Un suggerimento, chiedo. Io non voglio svelare quella che sarà poi la preparazione della nostra Alessia e anche del nostro Gennaro, però potrebbe essere utile per loro. Intanto Alessia in realtà già è a buon punto, chiedo probabilmente, perché ecco, certo. Ti sei avvantaggiata con i carciofi che hai deciso di bollire, perché sì. Sono presenti anche questi all'interno del piatto preparato da Alessia, sì. E poi sei andata avanti invece con la preparazione dello yogurt. Esatto.
con la salsa. Questo no, lo yogurt, la panna. Con la panna, chiedo scusa. Questo filetto, non sei costretto, non sei obbligato a rispondermi, puoi anche dire, lo scoprirete dopo, sarà sangue sì o no, o forse? Allora, sicuramente sarà sangue, perché il filetto, se ha una cottura troppo prolungata, diventa brutto e stopposo, quindi non è tanto gradevole da mangiare. Ecco, per nulla succoso. Sì, esatto. Giuria, avete delle domande da porre ad Alessio, nello specifico anche a Gennaro, ecco che anche lui è in fase avanzata di preparazione? Io avrei una domanda. Massimiliano, me l'ha inculcata aereo. Alessia? Alessia. Sì, Alessia. Volevo chiedere che tipo di. Che cottura voleva dare al filetto per questo tipo di piatto che ha realizzato? Sì, lei anticipava che era una cottura tipo al sangue, Alessia, no, forse non ho sentito, voi. Era. Sì. Alessia, allora dicevamo una cottura non a sangue, però la nostra giuria è precisa, puntuale, quindi il tecnicismo da parte tua glielo possiamo regalare? Certo, ora lo vedete anche, preparerò questo, ora sto per fare i carciofi, in questa padella darò un fondo d'olio e passerò il mio filetto. Quindi su un fondo d'olio. Esatto. E poi successivamente avverrà qualche altra cosa in fase di cottura o dobbiamo attendere? Allora, sigillerò la carne, quindi in modo tale che non mi esce nessun liquido. Nessun liquido, esatto, così l'impiattamento sarà pure più agevole. E io farò una cottura abbastanza veloce, quindi che non me la rendo a sangue. Perfetto, allora penso che abbia restituito una risposta puntuale Massimiliano, però naturalmente se hai qualcosa da aggiungere siamo qui. No, nient'altro, mi piace come è organizzato questo piatto. Sentiamo anche la new entry che ha delle cose interessanti da comunicarci. Sì. Io avrei una domanda per entrambi i ragazzi, che però prescinde dai piatti. È una mia curiosità, è una cosa che chiedo sempre a tutti. Da chi hanno preso questa passione per la cucina? È interessante perché bisogna scoprire anche l'aspetto umano che spinge poi i ragazzi in una battaglia a colpi di fornelli. Però, no? Una grande passione che io ho il privilegio di respirare tutte le volte quando siamo qui in diretta, perché loro cucinano in diretta a 15 minuti, non è semplice. Quando nasce questa passione lo voglio chiedere a Gennaro. Sta tagliando, a proposito, Chef Ferri, a voi Giulia, una provoletta fresca fresca, per cui il desiderio di assaggiarlo c'è, però non lo faccio per rigore e disciplina. Quando nasce questa passione per la cucina? Sin da piccolo, grazie a mio nonno, perché sono sempre vicino a lui. Tuo nonno sapeva cucinare, era bravo? Quindi ti ha insegnato i trucchetti del mestiere? Sì, molti. Molti. E tu in quest'oggi lo adoperi qualche trucchetto? Sì. Quale? Possiamo saperlo? No, al momento adesso ancora no. Forse con la pasta fresca dopo. Ce lo dici dopo? Che cosa consigliava il nonno? Vuoi fare in mente locale? Quindi lui da quando è piccolino, quindi questa passione che riesce a coltivare perché è trasmessa dal nonno, quindi è un bel valore simbolico, direi. Invece Alessia? Anch'io dalle mie nonne in realtà, che da piccola ogni domenica facevamo la pasta fresca. Quindi sai preparare anche pasta fresca, puoi insegnarci? Beh, mi piace molto, mi piace impastare, mi piace tutto quello che riguarda la cucina in realtà. Quindi entrambe le nonne, quella di mamma e di papà? Sì, entrambe le donne, paterna e materna, entrambe in realtà. Quindi il valore è quello affettivo, quello familiare, ecco, quello tradizionale che non muore mai, quello che poi tra l'altro ci insegna tutti i giorni Chef Ferri attraverso la sua cucina, ecco perché le rievocazioni familiari sono quelle che poi permangono e durano veramente nel tempo, ed oggi loro sono la dimostrazione del fatto che i nostri giovani ragazzi veramente hanno qualcosa da insegnarci a voi. Allora, sì, intanto commenterei questo aspetto, Chef, prima della tua domanda. Sì, è interessante scoprire che oggi, nel 2020, ancora questi ragazzi così giovani, 18 anni credo abbiano più o meno, questa passione. Ecco, riconoscano questo affetto, questa prossimità dei nonni addirittura nei confronti della cucina. Sì, oggi si va alla Credevo scoperta. Fosse scomparsa questa cosa. No, invece oggi ultimamente è di moda cucinare il ricordo dei nonni. Invece io, stranamente, io nasco cuoco, vedi? Ah, vedi? Io sono stato sempre in cucina, ho sempre aiutato mia mamma. Tua sponte? Ma sì, era il mio sport, stare in cucina e mangiare soprattutto. Quindi io, come lo dico sempre a tutti, io nasco già cuoco, non avevo nessun ideale. Quindi, vuoi fare qualche domanda ai ragazzi? Una domanda Alessia, quindi abbiamo chiesto come prepararsi il filetto, perché ecco, dobbiamo capire il suo pensiero per giudicare, quindi un filetto al sangue, vedremo anche la temperatura. Volevo chiedergli, più o meno lei, una domanda ecco, tecnica, quanti gradi dovrebbe essere un filetto al sangue, Alessia? Chef Ferri, però come siamo precisi e tecnici, mamma mia. Alessia, allora,
Possiamo rispondergli? Sì. Il filetto di manzo deve essere di 55 gradi al cuore per avere una cottura precisa. È precisa la nostra Alessia, puntuale. Andato a colpo sicuro, perché le donne hanno una marcia in più, dai. Una marcia in più, per oggi è un bel equilibrio, perché sono veramente entrambi bravissimi. Io vorrei un poco, ecco, commentare anche la preparazione del nostro genero, perché lui anche in maniera molto puntuale e precisa ha prima tagliuzzato la carne, il filetto di manzo, chiedo scusa, e poi ha preparato ancora la panna, vero? Correggimi, sì, Gennaro. Però non lo vedo più il filetto, che cosa è successo? Eccolo. L'ho cotto dopo per metterlo nella pasta fresca. Come l'hai cotto in questo caso? Perché con la nostra gelina solo un po' d'olio. Un poco di olio? Sì. Perché sarà poi utilizzato per la pasta. Sì, non troppo, però olio, pochissimo olio. Pochissimo, pochissimo olio. Intanto stai anche preparando la panna, vedo. Sì. E quindi avete ancora invece voi, Giulia, una domanda da porre al piatto, perché vi ricordo che è un primo piatto, ma all'interno c'è comunque il filetto di manzo, comunque una preparazione articolata con salsa di pomodoro su un letto di provola, correggimi se dovessi sbagliare, Gennaro, ti prego. Per cui una domanda da porre al nostro Gennaro. Attenzione, chef, perché guarda che qua abbiamo dei ragazzi preparatissimi. Infatti, tu prima hai fatto un po' il tipo sofisticato, lo chef ha capito i gradi, cioè, perché non andiamo a testare invece il livello dei ragazzi? Se sei d'accordo poi torniamo a te e facciamo una domanda. Allora, ragazzi, chi vuole parlare di voi? Ecco, chi vuole fare una domanda ai ragazzi, come insomma stanno cucinando, che cosa avreste fatto anche voi, come interpretate un po' questi piatti? Sì, voglio fare una domanda ad Alessia, la vedo abbastanza sicura, preparata sicuramente, vabbè, Alessia è la mia compagna di classe, ci conosciamo da tanti anni. Sì. No, ma la vedo molto spinta, no, mi piace quella carne, vabbè, ha risposto più o meno a tutte le domande, la temperatura, no. Ti piace come la sta cucinando? Assolutamente sì. Bene. Avresti variato qualcosa o avresti seguito un po' questo filo? Che sta No, avrei seguito anche io il filo che sta seguendo lei. Mi piace, ho visto quel sugo che sta creando con salsa, pomodoro e panna. No, mi piace abbastanza. Molto brava. Vogliamo chiedere anche qualcosina a Gennaro, che è lì anche che si sta impegnando? Guarda, conoscendo Gennaro so che potrebbe portare, grazie anche al professor Castaldo, la scuola in alto, anche se... So, mi fido di lui, so che può vincere questa gara senza nessun problema. Però adesso non ti accaparrare i voti alti col professor Castaldo. Cerchiamo di dare anche una valutazione, insomma, all'opera di Gennaro, che è lì emozionato ma concentratissimo. Guarda, il piatto non è tanto difficile, quindi so che ce la farà. Non c'è nessuna domanda, perché mi fido di lui. Bravo, motivazionale, chef. Volevo solo sapere da Gennaro come impiattava la lasagnetta sotto forma di cannoncino, lasagnetta. Ecco, ancora non ce l'ha svelato. Questo è interessante. Gennaro. Vorrei fare dei piccoli plin, ripieno di carciofi e provola. Quindi dei cannoletti. E manzo. Beh, una cosa, niente, una cosa di una complessità incredibile. Ersilia, allora? Grande soddisfazione, no? Per l'impegno di questi ragazzi che stanno anche osando, direi, no? Rischiando qualcosina. Sì, non solo mettono in gioco la loro preparazione, ma anche il loro impatto con il pubblico, perché una cosa è cucinare, insomma, tra le mura della propria cucina, che è proprio habitat familiare, è una cosa è mettersi in gioco in una trasmissione, dove ovviamente ci sono tanti fattori che concorrono per metterli in difficoltà. Certo. Massimiliano, peraltro questa scelta di... propendere per piatti sostanzialmente tradizionali, poi naturalmente vengono rivisitati, però è bello vedere in cucina qualcosa di tradizionale, anche i prodotti della nostra terra, tu lo sai bene perché operi nel settore. Mi volevo ricollegare un attimo al discorso dello chef Ferio, perché la ristorazione ma anche la cucina ha avuto un'evoluzione negli ultimi anni, lo sappiamo bene, prima... questi lavori, che poi sono lavori impegnativi, sacrificati, lo chef Serio ne sa qualcosa, purtroppo sì. Di grande dedizione, non erano molto gettonati, esatto. E tanto è vero che si veniva anche molto dalla gavetta, cioè bisognava proprio, si cresceva sui banchi della cucina. Erano lavori di ripiego, ecco. Sì. Erano anche un po' lavori di ripiego e quindi si lavorava sulla fatica, sull'impegno, sulla quotidianità, e poi ovviamente chi era più bravo emergeva.
Adesso già questa trasmissione, questi ragazzi che sono così preparati, perché prima non si partiva da queste basi, un ragazzo di 18 anni cominciava a fare il garzone, invece qua già hanno una preparazione, già sono pronti, la ragazza già conosce i tempi di cottura, le temperature. Sono cose che prima non si... Ma ce le tenevano anche nascoste, tra l'altro. Le tenevano anche nascoste. Ce le tenevano anche nascoste queste informazioni. I vecchi chef, ma anche dei vecchi pizzaioli, non ti dico nel bar. Ma credo la differenza, Silvia, se sei d'accordo, la facciano anche i libri, sostanzialmente. Cioè c'è una preparazione intanto teorica, poi dopo arriva la pratica. Sì, quello che non c'era, magari prima si andava più a sensazione, oggi si conoscono meglio i tempi, le temperature, c'è uno studio alla base diverso. Sì, come diceva lo chef anche Massimiliano, prima si partiva direttamente con la gavetta, a 13-14 anni ci si immergeva direttamente nel mondo del lavoro, partendo come garzone o come aiuto in cucina, invece adesso c'è una preparazione, già partendo da magari una scuola alberghiera o comunque ci sono tanti chef pluristellati che fanno show cooking o comunque corsi di cucina di alto livello. Queste sono le ulteriori evoluzioni, sì. Prima si è arrivati a fare le scuole, a fare poi si è arrivati in televisione, ecco. Perché le televisioni erano sempre state curiose di sapere queste cose. Ma sicuramente. E c'è stato chi le ha ospitati. Senza dimenticare naturalmente il web, perché i ragazzi sono oggi abituati anche a cucinare e a riprendere magari quello che fanno, una cosa incredibile. Ma come diceva, l'evoluzione che poi alla fine ci riporta alla tradizione, indietro. Ci sta riportando indietro. Perché invece di diventare assurdo, più sofisticati, questa cosa, ma l'evoluzione che si torna indietro. No, i piatti invece quindi di diventare oggi sofisticati diventano più semplici, esatto. Però con una maggiore attenzione all'ingrediente. Cioè, alla materia prima, invece quello che non c'era prima sicuramente. Metti magari il basilico, però quel tipo di basilico cotto, preparato in quella maniera, eccetera, eccetera. E poi ci terrei anche a precisare una cosa che credo non sia così superficiale, cioè il fatto di realizzare comunque un piatto in tempi tecnici. In tempi perché tecnici, un conto, sì. Come dicevi tu, Ersilia, cucinare a casa con tutta, magari la domenica, con tutto il tempo a disposizione, altra cosa sostanziale è quella di farlo all'interno di un ristorante o comunque di una struttura, in questo caso davanti a una telecamera, ma comunque che ti impone dei tempi tecnici da rispettare. Certo, c'è comunque in gioco l'emozione, il tempo, magari lo stress, non riuscire a realizzare quello che si aveva in mente al punto di partenza e quindi tutto può incidere poi sul prodotto finale. Le luci? Io voglio riprese la luce in testa. voglio aggiungere una cosa. Questa cosa di cucinare a casa che è più semplice, non è vero, perché le prime volte che uno si cimenta a casa, guarda, non deve deludere le aspettative dei questa familiari. C'è una pressione. Quindi la prima volta che tu cucini a casa è la più difficile della tua vita, perché guarda, c'è tuo padre, mamma, papà, la nonna che aspetta. No, quindi le loro aspettative non devi deludere assolutamente. No, l'aspettativa è peggiore che per il dolce. L'ansia è tantissima. Per il dolce forse è ancora peggio, perché bisogna veramente essere scientifici, no? Sì, perché il dolce alla fine arriva proprio alla fine del pranzo. E archibia pura. Diventa proprio quel momento in cui tu non mangi neanche per fame, mangi proprio perché per gusto. Sì, allora perché tu praticamente c'è un'alta aspettativa. È l'ultimo ricordo che tu hai del pranzo, della cena. E diventi quante volte abbiamo detto, deve essere perfetto. Lo spazio per il dolce esce sempre, no? Ci sta. Prima allora tu lo mangi per gola, non lo mangi per il dolce era un fine pasto, giusto per rimanere ancora. No, adesso oggi invece è diventata motivo di incontro, una cosa importante, perché il ricordo del pasto rimane a quella l'ultima cosa. Ersilia, tra l'altro, da food blogger ti chiederei anche qualcosina sull'impiattamento, che è sempre in trasformazione, no? C'è un modo anche di impiattare, ci sono delle tecniche, però tutto è lasciato anche al libero arbitrio, no? Alla propria creatività. Ormai sui social, sul web si trova di tutto, però è sempre la bella foto che crea la differenza, la bella foto la fa il bel piatto, quindi l'impiattamento è fondamentale, la giusta decorazione, le guarnizioni, tutto comunque gioca per rendere il prodotto finale il più bello possibile. Fammi fare una parentesi. A questo proposito, tu hai visto l'inquadratura, eccola qua, è stato dei piatti dei ragazzi che stanno impiattando in maniera sublime. E sì, diciamo quest'ultima cosa, poi io la commenterei perché sono momenti topici, poi andiamo in cucina da loro. Oltre a tutto quello che abbiamo già detto, c'è un'ultima cosa che incide, che loro sono bravissimi nella nascita, la foto. Perché la foto è fondamentale, conta più del sapore. Io parlai con un fotografo che si occupa di molto di food, e così per curiosità dissi: scusa, ma come ti è venuto di fotografare il mangiare? Dissi: guarda, il mangiare è colore.
Cioè, se solo vuoi pensare la pizza fino ad arrivare a questi qua, questi piatti che sto vedendo impiattati, sono già di per sé colore, quindi il colore è foto. Assolutamente. Intanto trasformiamo questo colore in sostanza. Sì, allora io posso dire una cosa, io per me oggi vincono entrambi il piatto e colore, però devo dire che loro sono straordinari. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tempo scaduto. Un applauso, straordinari. Torniamo fra pochissimo, subito dopo la pubblicità, scopriremo chi sarà il vincitore di Scuole ai Fornelli. Stop it, pubblicità con Mattina 9. In diretta per Scuole ai Fornelli si stanno sfidando Alessia e Gennaro con due piatti memorabili, la prima con un secondo, Gennaro propone invece un primo piatto. Io già intravedo un assistente che sta portando da noi il piatto di Alessia, un filetto che già vedo essere straordinario, guarda, intanto guarda, per l'impiattamento. Bellissimo, molto bello, sarà certamente buonissimo. Noi siamo qui con la nostra giuria composta da Chef Ferio, Ersilia e Massimiliano Rosati, che si apprestano naturalmente ad assaggiarlo e dare un proprio giudizio. Intanto, giudizio. Ecco, mentre lo chef taglia, Massimiliano, ti vedo bello concentrato anche sull'osservazione dei colori che per te sono fondamentali, soprattutto. Assolutamente, sì, no, stavo notando, la prima cosa che devi notare ovviamente è quanto è delicato un filetto, si è tagliato con una certa facilità. Cura, sì. Sì, sì, sì. E poi mi era piaciuto l'impattamento perché tra l'altro sembrava un cuore, cioè visto al primo impatto, sai, il cuore andava bene per la festa degli innamorati. Una cosa da notare dal punto di vista fotografico è la scelta del piatto di color scuro, nero. Non a caso. Sì, perché fa risaltare i colori del piatto che lei ha preparato. Chef, da te questa cosa dei colori, no, io no, da te, guarda, voglio il sapore. Allora, questi sono i piatti che alla fine ci sono cresciuto con questi piatti, no? Questi sono piatti anni 80, anni 90, li trovavi, erano il must del momento, quindi sposarsi e non fare il filetto era drammatico. Ah, vedi? Quindi sono tornato un attimo indietro nel tempo. Io sono, tra l'altro, sono due settimane che l'ho reinserito in carta il filetto, che era un po' dimenticato. Guarda, la cottura perfettissima per quanto mi riguarda. La salsa allo yogurt spettacolare. Guarda, può funzionare benissimo da sorbetto, da pulisci bocca finale dopo averlo mangiato. Un altro bello colore che non ci aspettavamo, perché il carciofo non l'ho assaggiato perché non mi piace. Quindi no, però è un tuo bello, sì, gusto. No, non piace a me, quindi io continuo, vada. Una tua idiosincrasia. Invece, che cosa ne pensi? Buona, la cottura è perfetta. La carne al sangue è tenerissima. Ho usato il coltello giusto per accompagnamento, ma non serviva. Veramente ottima. No, chef, intanto mangio. Intanto mangi. Sì, direi, ecco, anche un piatto creativo, che se si pensa al filetto si pensa a un piatto semplice, invece poi in realtà può arrivare qualcosa del genere. Difficilissimo, un piatto difficilissimo. No, no, la cottura è giusta. Questa salsetta la vogliamo commentare un po' più. Sì. Come l'ha fatta la salsetta, abbiamo detto? Ma panna con pomodoro bio, sì. Un po' di acidità dello yogurt poi. Esatto, che sposa bene. Che inteso. Mi piace che non mangi il carciofo perché ti dà quel senso di freschezza. Sì, perché da piccoli me l'hanno fatto una cinquantina industriale, quindi io ora sono saturo di carciofo. No, io come giudice vado bene perché mi piace tutto, cioè non scarto niente. Guarda, la salsa yogurt greca era intesa proprio come sorbetto, come pulisci bocca finale, quindi è stata intesa da lei proprio perfettamente, ha interpretato il mio pensiero. Brava, brava. Mi pare di capire che il giudizio sia positivo. Intanto facciamo entrare anche l'altro piatto, quello di Gennaro, che ha osato, del resto anche come Alessia, perché stanno così proponendo dei piatti veramente elaborati, un primo piatto questa volta. Intanto una presentazione anche molto creativa, direi, e molto bello anche nelle colorazioni. Ersilia. Sarò ripetitiva, ma anche qui la scelta è funzionale perché la pasta è di colore chiaro rispetto al filetto e quindi la scelta del piatto bianco a fondo chiaro che fa risaltare tutti i colori. Hai visto la food blogger, Massimiliano? Ma il piatto? La conosciamo, critico. La conosciamo. Stavi commentando il piatto? No, no, stavo vedendo il tipo di impiattamento perché ha fatto quasi una croce, si vede, che ha fatto la pasta e poi ci ha messo anche scomposto, no? È un sai cos'è, che quando cerchi di essere troppo perfetto poi la perfezione non la raggiungi mai. Quando cerchi di dare quel tocco di diversità
è quella diversità che poi ti fa la un po' la bottura quando rompe l'uovo. Bravo, così esatto. Nel piatto e diventa un esatto un quindi, quadro impressionista. Esatto. Erio, allora piatto dall'equilibrio perfetto, mi questo piace questo, po' genere tuo, se bravo, mi consenti. Bravo. Bello, esatto. Ricco, pieno. E anche qui ha interpretato il mio pensiero perfettamente, anche se io l'avevo pensata bianca addirittura, perché va con il pomodoro. Invece guarda, l'equilibrio, l'acidità del pomodoro e la dolcezza del carciofo è un equilibrio perfetto. Bel abbinamento, bravo. Bel risultato. Bravo. Sì, buono perché... Forse un pochino di sale in più ci voleva. Ersilia. Io prima ho espresso la mia preferenza per i primi piatti, però mi è piaciuto molto. L'unica cosa, l'unica nota stonata, che forse è arrivato un po' freddo. Questo vabbè, naturalmente vabbè, sono i tempi un po'... i tempi televisivi. Esatto, sì. Televisivi. Nel frattempo è interessante magari chiedere qualcosina ai ragazzi in prossimità della votazione finale, anche per interpretarla meglio, credo, no? Se si comunica anche con lo chef... Si riesce a capire qualcosa in più. Volevo fargli una domanda. Sì. Il filetto l'hai passato in padella, grigliato o gli hai messo un filo d'olio? E se hai messo il filo d'olio, perché non l'hai infarinato? Domanda per Alessia, quindi. Allora, domanda per Alessia. Sì, l'ho passato in olio, non ho utilizzato la farina perché nella lista della spesa non c'era, altrimenti potevo creare una salsetta in cottura con il filetto. Era una domanda tra bocchetto, chef Erio, tu che conosci gli ingredienti. Volevo sapere solo se lo sapeva, volevo solo se lo sapeva. È preparatissima, sono dei ragazzi straordinari, bravi, io li farei vincere entrambi. Qualche altra domanda anche per il nostro creativo, artista, possiamo dire, Gennaro. Sì, abbiamo Massimiliano che vuole chiedere a Gennaro. No, io premesso che faccio i complimenti a tutti e due, a prescindere, per l'impegno, per essersi messi in gioco, per anche per il coraggio, perché c'è anche il coraggio di fare queste cose. No, Gennaro, volevo chiedere come gli è venuto, cioè come ha realizzato di creare questa creazione, cioè di fare questa creazione con questa forma di impiattamento, perché alla fine... Questa croce, diciamo. Cioè, quando è arrivata mi ha incuriosito, perché noi pensavamo che il chef avesse battuto tutti con la difficoltà delle domande, ma tu l'hai superato ampiamente. Ma bisogna, perché uno pensa che le cose le sono state fatte per caso. No, c'è un pensiero sicuramente alla base. Gennaro, magari se vuoi risponderci sul perché della tua croce, come Massimiliano l'ha definita. Sì, eccoci. Sì, perché nella cucina ci vuole molta creatività. Bravo. È stata una cosa spontanea all'improvviso che ho pensato di fare. In questo caso, sì. Bello, è stato ispirato in quel momento, la forma della creatività. Alla fine l'ha portato... è stata una cosa spontanea. Ma mi è piaciuta quella risposta che ti ha dato. Sì, non c'è un perché, mi è venuta. Ma sono non c'è creativo, un perché, perché non potete immaginare in quel momento a noi in testa ci frullano mille pensieri a velocità supersoniche. Quindi, giusto. Ecco, il primo pensiero che poi... quando mette le mani è quello là, dice, perché l'hai fatto? Si è bloccato il pensiero a quel momento. Ragazzi, naturalmente adesso i tempi televisivi ci impongono la votazione finale. Io chiamerei la buona Rosaria qui a portarci la scheda per la votazione finale, così tutti e tre possiamo esprimere un pensiero. Allora. Perché ovviamente sai, Ersilia, che qua insomma commentiamo piatti bellissimi, ci divertiamo, però poi alla fine bisogna anche avere un po' il coraggio di mandare a casa qualcuno per premiare un altro. Quindi dispiace sempre, però fa parte della competizione e credo che sia, chef, una cosa anche edificante, perché c'è bisogno anche della sfida per qualche volta. Sempre. Il confronto, come dico sempre, è tutto oggi nella vita, perché, ecco, io, come dissi l'altra volta, sono qui anche per copiare i piatti a queste ragazze, quindi io ho finito le idee, quindi mi servono idee nuove, idee giovani, quindi da poter inserire nella mia carta. Anzi, ti dirò di più, che quest'anno il vincitore con il suo piatto entra a far parte della mia carta, nella mia carta, nel mio ristorante. Quindi però sai, è una grande soddisfazione. Sai qual è la cosa bella della ristorazione? E quando pensi che è stato inventato di tutto... No, c'è sempre qualcosa. C'è sempre... È infinito, è un mondo... Come si dice? Cioè, è infinito. Arriva la Innocenti, che non sapevano che era impossibile, vero, lo realizzano. Ed è vero, è ed mondo... è vero. Ecco, questo è uno dei casi... Ma Innocenti, che... sembra, perché quando uno ha fatto tanto,
pensa, ok, è stato fatto tutto. Invece mi piace la parola innocente. L'innocente, sempre l'innocente. Innocenti. Ragazzi, io spero che vi abbiate le idee chiare, perché tra poco dovremmo esprimerle e decretare naturalmente il vincitore, però prima andrei dalla nostra Mariù per fare qualche commentino in previsione del giudizio. Siamo dunque pronti con il giudizio finale. Io qui all'interno ho questa busta direttamente, ecco, giunta dalla nostra Rosaria, all'interno del quale c'è il nome del vincitore e la scelta naturalmente dei nostri giurati. Io rinnovo i miei complimenti perché sono straordinari, 15 minuti di tempo è veramente poco, ma il vincitore oggi è... vediamo. Pronti? Conosco il nome del vincitore e allora il vincitore di questa seconda puntata di Scuole ai Fornelli è Alessia. Ecco qua, vorrei che la nostra giuria mostrasse, ecco, la scelta dei nostri giurati, ecco il loro preferito nel momento. Ecco qui, vediamo insieme. Si riesce a vedere? Ok, perfetto. Allora, complimenti ai nostri ragazzi. C'è un commento, ecco, da parte della giuria nel frattempo? Il commento lo faccio io perché... direi di sì, ragazzi. Io dovevano vincere tutti e due. Ma sicuramente. Perché comunque i piatti erano tutti e due diversi, ma ugualmente buoni e gradevoli. Come spesso accade, ecco, dentro. Perché però dovendo fare una scelta, uno mette la X da una parte. Se si potesse mettere nel centro sarebbe la cosa migliore, perché invece, invece il mio pensiero è un altro. Guarda, ho votato Alessia non perché il piatto era migliore di Gennaro, ma perché ha interpretato al 100% il mio pensiero. Questo è importante in un ristorante. Esatto, no? Quindi l'avevo pensato in quel modo il piatto facendo la lista di spese, quindi ha azzeccato precisamente il mio punto di vista. Perché poi, Ersilia, la creatività è importante, ma è importante soprattutto in ambito lavorativo. Qua non parliamo di cucinare a casa, il fatto, appunto, come diceva Elio, di interpretare il pensiero di chi ti richiede il piatto, no? Sì, in questo caso magari del ristoratore che vuole un certo tipo di piatto, e tu devi sapere ovviamente seguire la sua idea. In questo caso del commensale. Sì. Mi sono piaciuti molto entrambi, però ho scelto di premiare Alessia perché il piatto mi è sembrato che abbia usato un poco in più rispetto a Gennaro. Allora ragazzi, io intanto vi ringrazio, saluto e ringrazio la nostra giuria di Scuole Fornelli oggi naturalmente per galanteria, ringrazio prima Ersilia Cacace, grazie, food blogger e giornalista, dedichiamolo un bel applauso, facciamo i cavalieri oggi, il nostro affezionato chef Elio, che rivedremo tra qualche, penso, secondo in cucina, sì, infatti, perché sei sempre infatti, con noi. Ci vediamo fra poco. Grazie naturalmente a Massimiliano Rosati, patron del Gran Caffè Gambrinus, per essere stata in nostra compagnia. Grazie a tutti, Mario a te. Di mano quella che c'è tutte le volte, complimenti Gennaro, bravissima Alessia. Naturalmente ringraziamo la Golden Chef per questo omaggio, un grembiule, eccolo qui, che io in questo momento indosso, ma naturalmente darò ad Alessia. E eccolo qua. Allora, noi siamo pronti, però, perché la sfida non finisce qui, ma sarete voi a decretare da oggi pomeriggio per circa una settimana il vostro vincitore sulla nostra pagina Facebook. Vi comparirà naturalmente la fotografia di entrambi, sia di Alessia che di Gennaro, e lì potrete scegliere qual è il vostro preferito attraverso una reazione. Non valgono i commenti, il voto è valido solamente se mettete mi piace alla pagina di Mattina 9. Questo è tuo, Alessia. Grazie a voi, grazie a Gradrin Chef, grazie al nostro pubblico per essere stati con noi. Scuola ai Fornelli torna naturalmente mercoledì prossimo con nuovi sfidanti e con chi ritornerà secondo la vostra scelta. Vi aspettiamo però subito dopo la pubblicità. Restate con Mattina 9. Grazie, bravi ragazzi.